ragazzi, come va? Io sono Fereniki. E io sono Steph, che oggi chiama venerdì 13. E siamo tornati su questo gioco, sempre ovviamente in compagnia di Espi Giochi, Lion ed Anna. Esattamente, ce l'avete chiesto davvero davvero tanto 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 di riportarlo. Vi piace davvero tantissimo e noi ne siamo felici perché il gioco è davvero divertente. Però quest'oggi proviamo un qualcosa di davvero epico. Proveremo a svolgere un rituale per sconfiggere Jason. Allora, non sappiamo nemmeno se è davvero possibile, però ci vogliamo provare. Sì, abbiamo provato a leggere. Complicato, cioè, in una maniera incredibile. Quindi non sappiamo ancora se funziona. Speriamo bene. Già, speriamo i passaggi sono tanti. Noi ci proviamo, vediamo se ci riusciamo. Speriamo bene. In ogni caso, godetevi il video. Okay, guardate, ecco, guardate, ha funzionato. Oh mio Dio, oh mio Dio, mio Dio, mio Dio, mio Dio. Cosa sta succedendo? Ok, c'è allora. Cascato. Ragazzi, ragazzi, ho scoperto un modo per sconfiggere Jason. Niente di meno. Allora, wow, è davvero molto complicato, quindi dobbiamo fare allora uno siamo step. Fregati. Allora, io rinuncio. No, scusami. Allora, ascoltami, facciamo uno step alla volta. Per ora dobbiamo trovare la radio per chiamare Tommy Jarvis perché ci serve una mano. Diciamo che lui è quello più forzuto di tutti. Allora, comunque io sono un po' in rivalità con lui, perché se noti anch'io sono un po' il bello della classe. Lo so, però dai. Sei un po' invidioso. Ammettilo, è un po' superiore ancora. No, non lo puoi dire questo, mi fai devo male. Essere è una critica costruttiva. Hai ancora un po' da migliorare. Però per raggiungere posso il suo diventare livello. L'eroe io. Sì, no? esatto, okay, ci puoi riuscire. Quindi devi lavorare sodo per riuscirci. E già se trovi, diciamo, la radio per chiamarlo, prendi qualche punto per diventare tu l'eroe. Quindi concentrato e cerco ovunque. Siamo tutti separati, ognuno nelle casette. Sì. E stiamo cercando. Però io per ora nulla, voi? Neanche io. No, neanche io. Anch'io sto niente. Cercando. No, mamma mia, allora, ma quanto è antipatico questo. Ma scusa, ma perché si mette sempre in mezzo ai nostri piani? Allora, scusate. Allora, escludermi ogni volta. Ascoltami un attimo. Guarda che se noi riusciamo a fare il piano che abbiamo in mente, tu è la fine per te, lo sai. Esatto. Che piano? Che piano avete in mente? Allora, vogliamo andare a sgridare tua madre. Ok, quindi praticamente le diciamo tutto quello che ci hai fatto. E lei ti metterà in punizione. Quindi niente campeggio per 5 anni. E noi potremo stare qua tranquilli. Campeggio no, che mi bello, vi immaginate questo luogo bellissimo senza di lui. Esatto, cioè, sarebbe tutto più bello tutto. A parte fantastico. Le zanzare ovviamente. Quelle Vabbè, sono sempre a rottura. Quelle si sopportano però. Solo perché io me le mangio e le pulisco questa foresta. Ma dai, gigante adesso. Per caso c'è qualcuno in questa casa che no, non ha chiuso la porta? No, ti sbagli, buongiorno. Porca mi... Quando vuoi. Ma che cosa vuoi? Perché l'avete picchiato voi a lui che soffre? Ma io stavo soltanto entrando. Ma è morto già, forse è morto già. No, no, provato... sta bene, quella era una carezzina. Ok, l'ho trovato. Finalmente lo possiamo chiamare. Oh, il bello. Primo step del nostro piano è andato. Allora, adesso che dobbiamo piano? Fare. Silenzio tu. Ah, sempre lì a mettersi in mezzo. Allora, per ora tu fai finta di nulla. Stiamo facendo un gioco che ti farà divertire tantissimo. Però è una davvero? Sorpresa. Mi piacciono i giochi. Sì, però è una sorpresa, quindi non te esatto. la rovinare. Ok? Allora, non fare domande, okay, mi raccomando. Okay. Ascoltate a me. Per fare questa sorpresa adesso dobbiamo andare a casa sua. Ok, vi ricordate dov'è casa sua? È sì, quella certo, casetta certo. Nel laghetto lì. È un'isoletta piccola perché non ha molti soldi. E quindi sta in quell'isoletta piccola da solo campeggio. Insieme alla madre. Quindi noi andiamo lì nella sua casetta e gli facciamo la sorpresa per diciamo il compleanno. Ok, quindi okay. Ci troviamo tutti davvero? Lì. Salve! Ecco no, qua, salve, sta già venendo ecco a darmi fastidio ragazzi. Sta già dando noia, via. Guardalo. Io voglio la sorpresa ancora no, prima. No, ascolta. Non è ancora pronta. Dammi la sorpresa. Non è pronta. Mi sta tirando i coltellini per avere prima la sorpresa. Allora, ascoltami. Ascoltami. Ce l'ha Anna, non okay. ce l'ho io. Quindi no, devi andare da Anna. Anna è con me, no. Ce l'ha Fere. Fere la sorpresa. Guarda, Fere ha una busta tipo Babbo Natale, tutta piena di regali. Esatto. No, l'ho esatto. conservata perché la sorpresa non è pronta. Eccoli, li vedo lì in fondo. No. Allora, aspetta. Ho detto Fere. Andiamo, gliele diamo. Adesso te ne devi andare. D'accordo? No. Ma io voglio subito la sorpresa. No, dopo. Non sopporto le persone che non vogliono aspettare. È di quelli che non sa aspettare nemmeno la mezzanotte a Natale, secondo me. Shh. Questa è casa sua? Sì. Ma è uno schifo, è un Lo cesso. So, e te l'ho detto che è povero. Ma non è povero, è sporco.
È proprio poverissimo. Ma siamo anche fin troppo cattivi. Guarda cosa ho trovato. Guarda cosa ho trovato, mio Dio. Direi che la madre non ha voglia di partecipare alla festa di compleanno. Mi sa di no. Quindi vabbè. Allora, per andare avanti con il nostro piano adesso dovete prendere una delle... O Anna o Feriniki deve indossare la giacca. Ok, perché la giacca... Devo mettere questa cosa, no, Fere... Arrivo, dai, non ci penso io. Con i miei capelli. Secondo me me la posso mettere anche no, io. No, Lion, tu non puoi. Perché arrivo. Devi ricordarle la madre, perché diciamo che lei è partita in America e quindi... Lui è triste. E lui è tanto triste. Non è morta se... qui. No, non è lei. Quella è la donna delle pulizie. Ma è la donna delle pulizie che va a pulire talmente tanto che si è arresa a metà lavoro. Ma okay. È morta, dov'è? No, ci sono, sono qua. Io non la faccio più la sorpresa di compleanno. Non partecipo più, me ne vado, ve lo dico, me ne vado. Quante trappole! No, basta! Dotto, lo sei meritato. Hai rovinato tutto. Perché non ti trattano così i tuoi amici? Abbiamo volevo subito la sorpresa. Credo. Anna, forza, ti tocca indossarla. Anna, sacrificati per favore. Dai, per me. Lo so che fa un po' schifo, però devi indossarla. Oddio, che orrore. Oh, che schifo. Come ci sta bene. L'avevo detto che non mi sarebbe stato allora, bene. Allora, ascoltatemi. Adesso io mi devo sacrificare. Ma ci sarei io. Cioè. Dovevi dire, ma sei sicuro, donazione? Vigliacco! No, non rispondere. Scusa, volevo essere l'eroe anch'io. Prendi le botte e stai zitto. Vabbè, almeno reincarnerò in Tommy Jarvis. Forza. Mi devo vendicare perché mi ha fatto davvero arrabbiare. Ce la puoi fare. Ha rovinato tutta la sorpresa per il suo compleanno. Allora, ascoltatemi. Ascoltate il piano. Praticamente, lui adesso, non appena vede Anna, pensa che sia la madre. Quindi rimarrà totalmente sconvolto. Osservatelo in quel momento. Non dovete colpirlo subito. Aspettate e fateli vedere Anna. E lui inizierà totalmente a tremare. Quindi andate in un posto visibile, perché qua potrebbe, diciamo, confonderla con un cespuglio. Andate sul molo. E quando sta tremando, lo pesto. No, devi aspettare. Devi aspettare. Perché devo aspettare? Ti do io il viafano. Anna, dove sei? Vieni qui da noi. Dove vai? Arrivo. Corri. Vieni. Veloce. Ma io sono tutto spaventato. Per forza non sono l'eroe. Comunque sono non vorrei dire, ma il sacrificio di Steph non è servito a nulla. Stai zitta. No, infatti. Non è vero. Mi sono sacrificato. Mi sono divertito però. Ok, li porta. Anche io a restituirtelo. Signor mostro, venga qui. Abbiamo finalmente la sua sorpresa. La sua mammina è tornata dall'America. Perfetto, l'ora. È tornata finalmente. Dopo 5 anni. Comunque non è per niente, ma è un po' cattivo quello che gli stiamo facendo. No, non è per lui. È stato più cattivo, però. Allora, ci ha ammazzato un sacco di volte. Allora, siamo andati a trovarlo a casa e ci ha colto con delle trappole. Cioè, se lo merita. Sì, è vero. Eccolo. Ma è la mia bambina. Avanza. Senza paura. Come sta? Come stai? Ho mangiato tutto quello che mi hai preparato. Colpiscilo una volta. Tutte le lasagne. Devi servirlo. Sì. Colpiscilo. Vai, un colpo. Perfetto. Cosa vuoi da me? Okay. Un altro colpo. Vai. Lasciami. Perfetto così. Adesso. Mi hai messo la maschera. Esatto. Adesso lui deve girarsi e vedere Anna. Guardate. Guardate. Ha funzionato. Oh mio Dio. Cosa sta succedendo? Ok. C'è cascato! Devi colpirlo! Brava! Colpiscilo più forte! Più forte! Picchialo! Lasciami! Finalmente lo abbiamo sconfitto! Cosa ci dice adesso Espi? Cosa ci dici? Non parla più! Non parla più! Mi piacciono questo tipo di sorprese! Guarda, c'è l'eroe della situazione, io... Con gli occhi sbarrati. Guardate com'è spaventato. Vedi, perché non puoi essere come Tommy Jarvis. Ma guarda come mi guardo intorno bene, però. Posso farvi una domanda? No. Dai, no. Vi prego. No, tu, no, tu no. Sto collezionando dei coltelli pregiati. Ne avete visto qualcuno lì? No, guardi, secondo me ha sbagliato campeggio. Deve andare da un'altra parte. E poi guardi che con i coltelli lei si fa male, perché è un imbranato. No, stai tranquillo, stai tranquillo. Poi si fa la bua. Io non so, c'è proprio il dolore, io non lo sento. Quindi bene, mi piace. Non è un pericolo. Gli facciamo più male. Ma sentilo. Ragazzi, chi è? Pronto? Ecco. Allora, questo qua è il mio coltello preferito. Oh, tieni. No, non lo coltello. No, non lo vogliamo. Non iniziamo a fare danni alle finestre. Grazie. Buongiorno. Ciao. Oddio, ciao. Cosa sta facendo? Ciao. Rientro.
Ma per favore. È proprio imbranato. Mi sono tutto tagliato i pantaloni adesso. Le metto un po' di musica così magari grazie. Va bene. Ma quindi che intenzioni avete qua in questo albergo tutti insieme, tutti armati? Cosa volete fare? Beh, in realtà la stavamo aspettando, entri pure. Ah, ok. Venga, venga. Per una volta mi volete, per una volta. Tutti attorno a lui, Scusi. Quel fucile. Allora, io non lo voglio in casa. Il fucile non mi piace. Allora, se lei entra, lo sparo in faccia. Espi, mi stanno minacciando. Espi, sparo a te, non lo voglio. Oh, qualcuno. La sicurezza. Dai, non è lo mai facciamo abbastanza. Entrare. Ma, di biscotti. Ha lanciato il coltello. Che persone scortesi. Vedi, le perdoni, l'avanzo. Le perdoni. Oh, grazie. Prego, meno male che c'è Espi qua. Tutti attorno a lui. E giù di colpi. Cosa? Pettiatelo. Oh, guardalo. L'ha persa. Avete detto fuori la maschera. Avete scoperto il mio segreto. Oh, ma che nasino fatato. Rubiamogliela. Avete scoperto che sono brutto. Gliela rubo? Avete scoperto che sono brutto. Prendila. Non potete. Non potete più scappare. Ora che lo sapete. L'ho sparato. Scappate, l'ho sparato. Non potete andare via da questo campeggio. Ora che sapete quanto sono brutto e mi avete fatto una foto, vi devo eliminare tutti. Venite immediatamente qua. Ma non è colpa nostra. Con cosa facciamo la foto? Brutto, scusa. Siamo vecchi. Coltellino! No, il coltellino no. Oh mio Dio. Che cattivo. Il mio coltellino preferito. Però l'aveva detto lei. Lei è brutto dentro e fuori. Balza pure da morto. Lei è brutto sì, dentro assolutamente. E fuori. Mi sa che è finita, cioè non è che hai tutta vita. Aspetta, come state? Come state voi? Tutto a posto, vero? Vai lì. Devo andare lì. Sì, riposa in pace. Barrica. Oh, grazie. Ciao. Addio. Guarda, si è sdraiata un attimino. Si è messa a riposare. Gli hai messo un cuscino comodo. Esatto. Ma io posso aspettare Steph comunque. Chi è in un capanno da solo? Espi. Nessuno. Si è nascosto. Ma Ferenica è in un posto incredibile. Dov'è Ferenica? Dove stai? Infatti non riesco a vederla. No, stai in un posto. Mi sono nascosta dall'inizio perché non guarda, la voglio sapere. Guarda, si è infilata dentro un albero cavo, secondo me, è quello, Ma può essere. No, signora Ferenichi. Arrivo subito. Ma non ve lo posso dire perché sennò mi trova. Come faccio? Mi sa che è nei bagni, Steph. È qui? Lion, perché devi parlare? No. Ma non ci sono i bagni. No, non è nei bagni. Non è nei bagni perché non ci sono. A me sembra un bagno. Toc toc. C'è nessuno. Chi è? C'è qualcuno qui? Non sono quelli. Hai sbagliato. Niente. No. Va bene. Non ti vediamo, bagno. Va bene, vediamo se c'è qualcuno qua allora. Toc toc. Direi di no neanche chi questa è? Volta. Ma lei non ha tanto naso per i bagni. No. No. Che naso vuoi avere in un bagno? Esatto. Dove? No, da nessuna parte? Guardate anche da qua. Prendi Espi nel caso. I miei sensi non dicono nulla. Aspetti, signora, le do un consiglio. Facciamo un gioco. Frenichi, forse è il momento di uscire. No, non uscite. Sì, è il momento migliore per uscire. È il momento migliore per uscire. Sta mettendo le trappole. Ha lasciato qualcosa per terra. Signore, le do un consiglio. Rompa il bagno in mezzo. No, assolutamente no. Ecco l'altra. È rientrato. Ma lei, ma siete tristissimi. Ma perché mi fa rientrare? È il momento perfetto per la fuga. Un'altra trappola. Ma che disastro. Cos'è successo a Espi? Ma come puoi? Basta, mi nascondo. Non ne posso più. Riaprigli la trappola. Io la faccio finita. Scusate. Aspetta di bussare così violentemente. Ok. Basta, non puoi, Espi. Non puoi, effettivamente. Cioè, se c'erano tre trappole, le prendevi tutte e tre. Signora Ferri, è ancora in bagno? No, è scappato. Anzi, sì. No. Ma la no? Sì. Sentiamo Ferri, vai, diamogli degli indizi. Vediamo. Hai 3 minuti e mezzo, Steph. 3 minuti, solo tre. 3 minuti e mezzo. Ok. Ferri? Cosa vuoi? Muovendo? No, non mi sto muovendo. Secondo me sì. No. Ferri? Non mi sto muovendo. È la fine. Bene, ho indovinato? Cosa dicono, certo. Sì, avendo una fontanella di sangue. Mi si è sbagliato il letto, ragazzi. No, ho camuffato il letto con ketchup. Beh, sei molto intelligente, brava. In realtà sono ancora nascosto da qualche parte. Bravissima. Ragazzi, le scese di tutto, lasciateci un like. E se la prima volta che vedete il nostro video potete considerare l'idea di iscrivervi per non perdervi gli altri episodi. Ciao, alla prossima. Ciao.